Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. Nell'episodio di oggi, ragazzi, voglio continuare la mia ricerca e le mie serie di video dedicate alle origini delle varie classi presenti in Destiny. Dopo aver infatti trattato le origini e la storia dei cacciatori, oggi mi concentrerò sul background dei titani. Ma tranquilli, fan degli stregoni, ci sarà spazio ovviamente anche per loro, tratterò tutti per par condicio, quindi non disperate perché il prossimo video sarà dedicato proprio ai maghetti spaziali. Per iniziare al meglio questo video voglio citarvi il Grimorio e citare nel dettaglio quello che è il motto e la definizione che viene attribuita ai titani. Lotta per l'onore. Ergiti per la speranza. La classe dei titani è composta da eroici guerrieri, difensori della luce, capaci di incanalare i poteri del viaggiatore per combattere la guerra contro l'oscurità. Saldi e sicuri, i titani affrontano ogni sfida a testa alta, con totale e brutale devozione al volere del viaggiatore. Definizione ovviamente perfetta, che ben evidenzia la doppia natura dei titani, quella sia di protettori e difensori, ma anche di guerrieri brutali e feroci sul campo di battaglia. Ma dove affondano le origini i titani, che questo è il fulcro del video? Le loro origini ovviamente si perdono nell'età oscura, quando i primi umani, Exo e Insonni, ritornavano alla vita grazie ai poteri della luce, ai cosiddetti rinati di cui abbiamo parlato spesso e volentieri. Questi rinati ovviamente avevano poteri che non riuscivano neanche a comprendere realmente e che dovevano essere in qualche modo incanalati. E un gruppo di questi rinati si riunì attorno a dei poteri che poi divennero quelli dei titani, e questo gruppo era la Guardia Pellegrina, che sono appunto i primi titani in assoluto. Questo gruppo di titani aiutava le persone a difendersi contro i pericoli dell'età oscura, come gli alieni invasori, ma anche i signori della guerra. Difendeva gli insediamenti che erano nati dopo il crollo ed ebbe un ruolo anche molto importante nella fondazione dell'ultima città, in quanto aiutò le persone a raggiungere quell'insediamento che poi sarebbe diventato proprio l'ultima città all'ombra del viaggiatore. Il loro ruolo di fondatori della città e di protettori solerti li ha resi quasi leggendari. Tra l'altro, noi abbiamo già citato la Guardia Pellegrina in relazione all'emissaria, o per meglio dire a Orin, quando lei appunto era una guardiana, in quanto proprio Orin fece parte di questo gruppo di titani così leggendari. Tra i titani più famosi dell'età oscura va sicuramente menzionato Rezzil Azir, colui che da eroe divenne poi il guardiano caduto Dredgen Yor. Combattente leggendario, capace di dominare il campo di battaglia come pochi, Rezzil era uno dei guardiani più amati e più famosi dell'età oscura, un vero ariete capace di sfondare qualsiasi formazione nemica, una furia sul campo di battaglia, quanto invece gentile e disponibile con gli esseri umani fuori dalla guerra. Insomma, un vero esempio di virtù che poi fece una brutta fine, però le sue gesta da saltatore sono rimaste famose per secoli. Anche tra i signori del ferro, così come avevo già citato per i cacciatori, ci furono alcuni guardiani che erano a tutti gli effetti dei titani. Anzi, il fondatore dei signori del ferro, ossia Radagast, era proprio un titano. Poi, come non menzionare ovviamente il Lord Saladin, a noi assai noto, ma anche Lady Yolder e Lord Silimar, tutti titani, tutti membri dei signori del ferro, che anche qui avevano un po' sempre questa doppia anima, sia guerrieri implacabili che costruttori e protettori. Ad esempio, Silimar fu uno di coloro che costruì la fortezza dei signori del ferro. Insomma, i titani avevano un po' sempre questa predilezione verso le mura, verso le roccaforti, oltre a essere appunto guerrieri feroci. Questa doppia anima a me piace molto perché è molto interessante sul ruolo che i titani possono avere anche sul campo di battaglia, ed effettivamente è il ruolo che Bungie è stata capace di attribuirgli come abilità, perché abbiamo abilità offensive, ma poi abbiamo anche abilità prettamente difensive. Quindi gameplay e lore in questo caso vanno proprio di pari passo. Come dicevo appunto, i titani adorano costruire le cose e quindi furono proprio loro a costruire le mura dell'ultima città. E non solo le costruirono, ma anche le difesero nel corso della celebre battaglia dei Sei Fronti. Tra l'altro, l'emblema dei Titani ricorda proprio questo episodio, infatti ci sono sei decori con al centro un altro, come a simboleggiare appunto i sei fronti d'attacco che avevano colpito l'ultima città. Ma non difesero le mura solo in quell'occasione, bensì anche nella battaglia della Breccia del Crepuscolo, in cui le mura purtroppo erano state violate. Durante la battaglia della Breccia si distinsero alcuni dei titani poi destinati a diventare i più famosi di sempre, come Saladin, Shaxx e il nostro amato comandante Zavala.
Per quanto riguarda invece i Titani e l'avanguardia, quando si pensa appunto al mentore dell'avanguardia dei Titani, ancora prima di Zavala, non si può non pensare a Saint 14, colui che scatenò una vera e propria crociata contro i caduti e che riuscì a uccidere il Kell dei Diavoli colpendolo a morte con una violenta testata caricata di luce. Una cosa che mi ha sempre fatto molto riflettere sulla forza di Saint. Ovviamente dopo la scomparsa di Saint durante la sua missione di ricerca di Osiride su Mercurio, il compito di mentore dell'avanguardia fu affidato a Zavala, uno degli eroi appunto della battaglia della Breccia, come dicevo prima, nonché abile stratega militare. Zavala in questo momento sappiamo che è un po' in crisi, ma non dimentichiamoci che il suo talento di guerriero va di pari passo con l'abilità strategica, quindi un titano che non è solo diciamo il classico guerriero violento e un po' sciocco, ma anche una mente strategica molto fine. Concludiamo la rassegna di titani importanti della torre menzionando il mitico Lord Shax, ideatore del crogiolo nonché ex signore della guerra. Questo look che infatti Shax sfoggia, un po' particolare con una collanina col corno, fa proprio riferimento al fatto che lui in passato era stato un signore della guerra, quindi era dalla parte diciamo cattiva della luce, poi come altri ha deciso di schierarsi con i buoni e da qui la sua carriera è andata avanti fino a diventare il capo del crogiolo. Ci sono altri titani famosi che mi sento di citare, che meritano una menzione, di questi è sicuramente Talor, che fu il campione assoluto del crogiolo, salvo poi essere ucciso da Dreadgen Yor che usava l'aculeo. Poi possiamo citare Redrix III, altro grande titano espertissimo nel combattimento tra guardiani, la vicecomandante Sloan, braccio destro di Zavala, attualmente responsabile delle missioni che si svolgono su Titano, e ovvio menziono anche il buon Kabir, il titano che sacrificò se stesso nella volta di vetro per creare quel manufatto sia l'egida che noi abbiamo utilizzato per sconfiggere il Templare e per sconfiggere Atheon. Questo è un gesto molto da titani, quello di Kabir. Il sacrificio di se stessi per proteggere gli altri è un po' uno dei marchi di fabbrica dei titani, più delle altre classi di guardiani che sono comunque disposte a sacrificare se stessi, però diciamo questa è proprio una cosa da titani puri e crudi. Oltre a questi titani che vivono sulla torre, c'è un gruppo che va assolutamente menzionato e che è importante nel background dei titani, che fu invece allontanato, bandito dalla torre. Mi sto riferendo agli spezzasoli. Non si sa perché furono cacciati dalla torre, forse perché utilizzavano poteri in maniera un po' troppo libera, forse perché non volevano essere soggetti all'autorità dell'avanguardia, non lo sappiamo. Sappiamo solo che divennero dei mercenari e che decisero di stabilire la propria base su Mercurio, nei pressi dell'altare ardente. Qui venne creata e custodita la Forgia, un artefatto caricato di luce, capace appunto di incanalare il potere del sole per creare armi o armature o per dare poteri ai guardiani capaci di attingervi. Noi quando abbiamo appreso l'abilità di spezzasoli in Destiny 1 durante The Taken King abbiamo proprio appreso l'abilità di padroneggiare il sacro martello di Sol dalla Forgia e poi anche alcune armi che abbiamo utilizzato sono state create proprio presso questa Forgia, come il cannone portatile impatto solare o i bracciali del sole. Entrambi poi furono forgiati per la prima volta da Liu Feng, che forgiò appunto queste armature e queste armi utilizzando la luce contenuta nella forgia. Quindi una capacità, quella di Liu Feng, di plasmare degli oggetti di materia comune attraverso la luce. Molto interessante questa cosa. Piccola nota di colore che volevo aggiungere a questo video, che non riguarda proprio il passato dei titani inteso come background loristico, ma il passato dei titani inteso come mondo vero. Nel senso, Bungie, sappiamo tutti, era stata la casa di sviluppo dietro ai titoli della serie Halo, dove i protagonisti assoluti sono gli Spartan, Master Chief per capirci, uno Spartan. Beh, il primo nome che era stato scelto da Bungie per gli Spartan, ossia questi guerrieri così colossali, era Titan, Titani appunto. Nome che poi fu scartato e che però ha visto nuovamente la luce con la nuova grande saga di Bungie, insomma quello che è Destiny, anche perché lo stile massiccio e corazzato dei Titani un po' ricorda gli Spartan di Halo. Quindi una certa continuità, diciamo, tra personaggi massicci esiste anche all'interno del background di Bungie, una nota piuttosto interessante che mi sentivo di fare prima di trarre le conclusioni finali. Quindi ragazzi, in sintesi, cosa possiamo dire sul passato dei Titani? Anche loro hanno avuto un lungo processo di formazione con tanti personaggi eroici nel loro passato.
Se i cacciatori rappresentano la vita della frontiera, gli stregoni più lo studio per capire la luce, i titani rappresentano l'archetipo del guerriero in senso stretto, quasi dei paladini, dei cavalieri medievali, che proteggono, ma allo stesso tempo attaccano, con un codice d'onore piuttosto importante e piuttosto ingombrante. Ci sono infatti diversi scritti nell'universo di Destiny che attestano la presenza di codici di comportamento per i titani, e questo ricorda un po' certe regole cavalleresche, appunto, quindi sacrificio per gli altri, onore, rispetto per il nemico, però al tempo stesso implacabilità, insomma, l'onore e il rispetto non lasciano spazio alla pietà, insomma, sono due concetti che sopravvivono all'interno del codice dei titani senza andare in conflitto, insomma, spietati sì, ma con onore. E questo è un aspetto più interessante dei titani, insieme appunto a quello che citavo prima, della loro grande predilezione verso la difesa dei più deboli, verso la costruzione di mura, verso il fatto di essere essi stessi delle mura. E questo è uno degli aspetti che mi ha più affascinato di questa classe ed è uno dei motivi per cui alla fine è finita ad essere la mia classe principale, soprattutto in Destiny 2. Come al solito, ragazzi, vi lascio con un paio di domande. Quale dei titani del passato, quale gruppo di titani del passato vi affascina di più? Seconda domanda, quale abilità dei titani, tra Destiny 1 e Destiny 2, avete apprezzato di più in game? Non so, la bolla, lo scudo, il martello, il pugno della distruzione? Fatemelo sapere nei commenti. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale Lorenzo Divus. Potete seguirmi anche su Facebook e Instagram, mi trovate sempre come Lorenzo Divus. Per questo video è tutto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!